Lode e ringraziamenti siano al Signore. Anche noi possiamo essere qui per adorare. E quando siamo dove si trova Lui, saremo benedetti. Ascolteremo la sua parola. Saremo fortificati di nuovo. E non rimpiangeremo di essere venuti. Sapete, è molto facile sedersi e ascoltare. Vorrei quando mi siedo poter rimanere seduto. Non so quanti possano immedesimarsi in questo, ma è molto più facile. Eppure, non è colpa di nessuno se deve alzarsi, parlare, rimanere seduto e ascoltare o che può ascoltare. Dio è in tutto. Dio parla e vuole che anche noi lo recepiamo e lo comprendiamo. Stavo pensando di ritirarmi questo fine settimana, ma poi ho continuato a pensare che il nostro compito è quello di stare insieme davanti al volto del Signore fino a quando Lui ritornerà. E come abbiamo sentito di esortarci a vicenda, di ammonirci, più vediamo che quel giorno si avvicina. E ci rendiamo conto che tutto intorno a noi è davvero una confusione senza speranza. L'importante è che non ci sia confusione dentro di noi che possiamo essere sobri e chiari per la grazia di Dio, almeno spiritualmente. Tutta la confusione di questo mondo non danneggerà voi e me se in noi c'è una chiarezza divina su ciò che Dio sta facendo. E credo che Dio ci abbia aiutato. Non abbiamo oltrepassato il limite. Non abbiamo assunto più di quanto Dio ci ha assegnato. Non abbiamo dato le nostre interpretazioni. E non abbiamo dato false speranze al popolo di Dio, ma abbiamo semplicemente trasmesso la parola di Dio con tutte le sue promesse. E stiamo aspettando pazientemente che Dio le adempia. Non c'è nessun essere umano che possa aiutare Dio a realizzarle. Ma come abbiamo letto in questa parola, dobbiamo essere pazienti. Non voglio ripetere tutto, ma questo versetto qui, Ebrei capitolo 3, versetto 5, Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Questo è il punto che è andato perso in tutto. Ai giorni di Gesù gli scribi avevano tutto ciò che era scritto nei cinque libri di Mosè. Mancava loro solo una cosa, vale a dire la rivelazione di ciò che era scritto in questi cinque libri di Mosè. E qui leggiamo che Mosè fu fedele come servitore nella casa di Dio per portare testimonianza di ciò che doveva essere proclamato come rivelazione. Questo è scritto nella Bibbia. Abbiamo sentito parlare molto di rivelazione in questi ultimi tempi. E ci sono persone che dicono, sì, avete sempre, sempre questo, rivelazione. Sì, cos'è la rivelazione? La rivelazione. E lo svelamento di ciò che Dio ha nascosto ai savi e agli intelligenti. La parola rivelazione significa di per sé svelare. Ciò che Dio disse a Mosè doveva essere rivelato. Gli scribi potevano ripetere ciò che Mosè aveva detto, ma non avevano la rivelazione, lo svelamento di ciò che era stato detto. E quindi trasformarono ciò che Mosè aveva detto in comandamenti e statuti umani. E il Signore dice, in vano mi adorate, insegnando per dottrine comandamenti di uomini. Mosè aveva un grande compito, non solo scrivere i cinque libri e chiamarli con il suo nome, non solo registrare il resoconto della creazione e tutto ciò che riguardava l'uscita di Israele. Ma in tutto questo era una rivelazione per le generazioni future. Una rivelazione verso Gesù Cristo, verso la Chiesa del Nuovo Testamento. E questa rivelazione dovrebbe e deve essere proclamata. Stavo pensando a questo oggi. Il popolo di Israele aveva la legge di Mosè, i profeti e i salmi, ma non aveva ciò che Dio voleva rivelare loro. Oggi è lo stesso. Si possono avere i quattro Vangeli e tutte le Epistole e anche il Libro dell'Apocalisse. Ma non si ha ancora alcuna rivelazione su tutto questo. Ed è per questo che possiamo sempre ringraziare nuovamente Dio per essersi rivelato a noi e per averci rivelato la sua parola. Nel versetto 6 poi dice, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi. Se riteniamo ferma sino alla fine, la nostra franchezza è il vanto della nostra speranza. Dopo tutto, tutto ciò che può essere scosso sarà scosso. Questo è scritto anche un po' più avanti nella lettera agli ebrei, che tutto ciò che può essere scosso sarà scosso finché non riceveremo ciò che non può essere scosso. Ebrei capitolo 12 dal versetto 27. Ebrei capitolo 12 dal versetto 27. Ora, questo ancora una volta indica la rimozione delle cose scosse, come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Qui viene usata la parola irremovibile, in primo luogo che tutto ciò che può essere scosso sarà scosso. E poi che sorgerà qualcosa di duraturo che non può essere scosso. E questo è il regno di Dio. Tutti i regni, per quanto solidi possano essere, sono tutti porosi, crollano tutti. C'è solo un regno che rimarrà ed è il regno di Dio. E il profeta Daniele ha già detto che sarà un regno eterno e che tutti gli altri regni saranno distrutti. Conoscete tutti questo passo della Bibbia? Daniele capitolo 7. Versetto 27. Allora il regno, il dominio e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli obbediranno. Dunque il regno di Dio è eterno e noi siamo nel regno di Dio e abbiamo ricevuto la vita eterna. E quindi... Governeremo e regneremo con lui. Potremmo leggere numerosi passi biblici su questo argomento. Mi ha colpito il pensiero che ciò che Mosè ha fatto, ciò che ha scritto, ciò che è accaduto allora, era lì per essere proclamato in seguito come rivelazione. Cristo è ora posto al di sopra della sua casa e noi siamo la sua casa a condizione che manteniamo la gioiosa fiducia e la speranza fino alla fine. Credo che solo coloro che resistono veramente fino alla fine, e quando viene usata la parola fine, la parola di Dio non significa tre mesi prima della chiusura della porta o tre anni, ma fino alla fine, fino all'ultimo anno, all'ultimo mese, all'ultima settimana all'ultimo giorno, all'ultimo minuto e secondo. Tenete duro fino alla fine, senza vacillare. Solo coloro di cui abbiamo già letto in Ebrei capitolo 12, che hanno ricevuto un regno incrollabile, saranno in grado di fare questo. Cari, ci sono due cose. In primo luogo è scritto venga il tuo regno. Questo si trova nella preghiera del nostro Signore, che noi conosciamo come Padre nostro. In secondo luogo è scritto il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi ma è dentro di voi. Entrambe le cose sono vere. In primo luogo, il regno di Dio sarà stabilito in voi e in me, e poi voi e io saremo nel regno di Dio, che, come abbiamo letto, sarà eterno. E tutte le altre potenze e regni saranno soggetti ad esso. Entrambe le cose sono vere. Il regno di Dio è dentro di noi. E sappiamo anche che il nostro Signore stabilirà il suo regno su questa terra. E sarà il regno millenario. Coloro che vogliono perseverare fino alla fine, rimanere incrollabili, stabiliti e fondati, devono rendersi conto che non ce la faranno con le loro capacità ma solo per la grazia di Dio. E noi tutti sappiamo che ciò avviene attraverso la parola e lo spirito, perché i tempi non stanno migliorando, stanno peggiorando. Chiunque pensi che le cose miglioreranno sulla terra deve intendere il regno millenario. Ma chi crede che le cose miglioreranno prima di allora sta ingannando se stesso e gli altri. La Bibbia dice addirittura più si va avanti, peggio sarà per loro. E il fratello Branham dice chiaramente, il mondo intero sarà come un grande manicomio alla fine. E oggi, quando si osservano le persone nelle loro azioni, quando si sente parlare di loro, Legge di loro e così via, ci si chiede come è possibile? Eppure sappiamo che tutto questo appartiene al tempo della fine. E non dobbiamo scuotere la testa e pensare, oh mio Dio, è impossibile e va oltre la comprensione. No. Non scuotiamo la testa, ma alziamo il capo perché sappiamo che la nostra redenzione si sta avvicinando e che tutte queste cose devono accadere perché sono state predette nella parola di Dio. Anche per me non è facile proclamare la parola di Dio. Eppure le cose che io stesso devo affrontare sono già state predette qui nella parola di Dio, sia nel profeta Michea che nei detti del Signore. E si potrebbe pensare che tutti noi vorremmo vedere le buone promesse realizzate: ci si sente così bene. Quando Dio fa cose buone per noi. E sapete cosa è scritto in merito al nostro Signore Salvatore? Che nonostante fosse figlio, imparò l'ubbidienza attraverso le sue sofferenze. Possiamo comprenderlo? E forse. Dovrei leggere questo, in modo che sappiate che è scritto. E anche nella lettera agli ebrei, dice qui in ebrei capitolo 5, dal versetto 5, l'ultima parte. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, come anche altrove egli dice. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec il quale nei giorni della sua carne avendo con alte grida e con lacrime offerto preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte Fermiamoci qui per un momento. Gesù Cristo era al 100% uomo secondo la carne. Lui doveva prendere il nostro posto ed essere consegnato alla morte. E vediamo qui che viene detto avendo con alte grida e con lacrime offerto preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte e avendo ottenuto di essere liberato dal timore. Questo è il nostro Signore di cui leggiamo qui. Ma qui Lui era in forma umana. Qui era un uomo al 100%, nato in questo mondo per il bene dell'umanità. Per il vostro e il mio bene. Lui aveva le lacrime che scorrevano sul suo volto, aveva dolore nella sua anima, aveva paura, soffriva. Ha dovuto percorrere questa via per diventare un fedele sommo sacerdote, per comprendere voi e me nelle nostre situazioni non per guardarci dall'alto in basso, ma per entrare in empatia con noi e sostenerci. Ed è per questo che tutti questi passi biblici sono così preziosi, perché vediamo che lui ha dovuto percorrere questa via. E continua a dire qui, benché fosse figlio, Imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Come se non fosse possibile senza di essa. E ora siamo messi alla prova. A volte le sofferenze insopportabili si abbattono sulle persone che Dio prepara, che vuole plasmare, che vuole purificare, per poi rimanere in silenzio e portare le nostre preoccupazioni davanti a colui che è in grado di ascoltarci e di condurci fuori. Noi come esseri umani, e non escludo me stesso, abbiamo tutti la tendenza a raccontare a questa o quella persona ciò che ci turba ciò che dobbiamo sopportare e attraversare. Il Signore Gesù parlò a una sola persona di tutto ciò di cui doveva parlare. Lui non andò da Pietro e disse ascolta, è così difficile ora e in questa paura e dolore no la Bibbia dice che nei giorni della sua carne egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime davanti a colui che era in grado di salvarlo dalla morte e ottenne di essere liberato dal timore. Cari, impariamo da questo passo biblico perché lui, come figlio di Dio, era e divenne il nostro modello ed esempio, in modo che tutti i figli e le figlie di Dio sappiano che possono portare le loro suppliche e richieste nella loro distretta, nella loro paura, nelle loro lacrime, nella loro sofferenza, davanti a colui che ascolta le preghiere. E il salmista scrive, perciò ogni carne viene a te, perché tu esaudisci le preghiere. Qui abbiamo un modello, qui abbiamo un esempio. E poi dice, è reso perfetto? Senza tutto questo, né l'obbedienza né la perfezione era provata. L'obbedienza era necessaria per raggiungere la perfezione. Noi tutti stiamo aspettando la perfezione. Senza un'ubbidienza totale, che può condurre attraverso la sofferenza più profonda, non funzionerà nemmeno per noi. Non ci sarà una perfezione superficiale secondo i nostri standard. Ma una perfezione divina, come è accaduto a Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E ora c'è quanto segue: E reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di una salvezza eterna. essendo da dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di melchisedec lui non ha lasciato soltanto che tutto questo gli accadesse è diventato l'autore l'origine l'inizio della nostra salvezza e proprio come lui ha sperimentato la sua perfezione, anche noi sperimenteremo la nostra perfezione per grazia. Perché la sposa e lo sposo si appartengono. Tutto ciò che è stato scritto su di lui si è adempiuto in lui. E il resto delle scritture deve ora essere adempiuto in noi. Ho dovuto pensare ad un'altra parola, vale a dire in Colossesi. Colossesi, capitolo 1. Qui si legge dal versetto 9. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Abbiamo letto della fede abbiamo sentito della perseveranza del regno incrollabile che abbiamo ricevuto e nel quale saremo qui ci viene detto che possiamo essere ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e in ogni vita e intelligenza spirituale. Cari, è facile parlare della volontà di Dio e non capire nulla della volontà di Dio. Ma è tutt'altra cosa quando la volontà di Dio ci viene rivelata tramite la parola di Dio, per mezzo dello Spirito di Dio. Allora la questione è completamente diversa. Quante persone parlano della volontà di Dio? E l'abbiamo già menzionato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ma può accadere solo dove la riconosciamo e dove permettiamo a Dio di operare. Quindi si tratta della conoscenza di Dio ispirata dallo Spirito, che possiamo essere riempiti di ogni intelligenza spirituale. Abbiamo sentito molto e credo che voi non siate molto diversi da me. Desideriamo con tutto il cuore che Dio operi attraverso di noi, affinché la parola di Dio, con tutte le sue promesse, diventi una realtà davanti ai nostri occhi. Non solo che abbiamo ricevuto istruzioni in merito a Dio e in merito alla sua volontà, ma che Dio possa portare a compimento la volontà che ha fatto conoscere nella sua parola attraverso la Chiesa. Questo è il nostro interesse principale, non di aumentare la conoscenza, che Dio ce lo conceda, nella misura in cui è ancora necessario, e fa parte del suo piano di salvezza ma ci sta a cuore che il Signore possa rendere testimonianza cari sicuramente ci stiamo chiedendo tutti insieme questa sera che cosa avremmo pensato voi e io dei sermoni del fratello Branham come Avremmo reagito voi e io se non avessimo ascoltato e assistito tutti insieme a un servizio di guarigione alla fine di molti sermoni in cui il Dio Onnipotente ha confessato le parole proclamate. Siate sinceri, sono stati solo i sermoni a convincerci? O ci ha aiutato il fatto di aver sentito la parola di Dio confermata? Ve l'ho raccontato qui. Quando sono andato a Zurigo via Londra con il mio volo, sarà stato alla fine di giugno, e ho incontrato alcune persone lì, tra cui i due alla reception, e ho parlato con loro. Erano due uomini credenti. E avevo promesso loro di inviare una cassetta del fratello Brano. Ne ho già parlato qui. E l'uomo ha ascoltato solo questa cassetta e non ha nemmeno letto cos'altro avevamo inviato. Ma ha detto che non ricordava di aver pianto. Ma quando ha ascoltato questa cassetta e ha sperimentato l'opera di Dio, è venuto su di lui e non ce l'ha fatta più. L'ha attraversato o ha fatto breccia in lui e ha iniziato a piangere perché era così sopraffatto dall'opera soprannaturale di Dio. Cari, non commettiamo un errore. Paolo scrive ai Corinzi, il regno di Dio non consiste solo in parole, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. E ci sono abbastanza passi biblici in cui lui testimonia che non solo un sermone, ma anche il suo apostolato era stato confermato da potenti miracoli e segni. La domanda che dobbiamo porci adesso... E semplicemente se possiamo credere che Gesù Cristo è ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se lo crediamo dal profondo del cuore, allora non avremo paura di agire sulla base della parola di Dio allora crederemo e riceveremo le promesse di Dio. Perché questo è in realtà il versetto che precede questo regno incrollabile, che abbiamo le promesse di Dio. Qui in Ebrei capitolo 12, versetto 26, dice, la cui voce scosse allora la terra, ma che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Ancora una volta. E poi l'Apostolo continua dicendo che si riferisce già alla fine che tutto ciò che è stato creato e che può essere scosso sarà scosso e che noi riceveremo un regno duraturo e incrollabile. Noi siamo, come abbiamo spesso sottolineato, figli della promessa e come figli della promessa Abbiamo diritto all'eredità divina. E sappiamo che se qualcuno fa un testamento e la persona interessata muore, l'intero testamento è legalmente vincolante e l'eredità può essere reclamata. Gesù nostro Signore ha detto, questo è il nuovo testamento nel mio sangue. Lui l'ha già presentato come legalmente vincolante nel suo sangue, mentre era ancora in vita. Cosa possiamo dire? Quando si apre un testamento sulla terra, gli eredi si combattono tra loro vanno in tribunale e si accaparrano l'eredità in un modo che può essere quasi spaventoso. E noi, come eredi divini, ci sediamo e non siamo affatto interessati al testamento che ci è stato lasciato. Conosco un solo caso. E ne ho sentito parlare almeno di sfuggita di ciò che accade tra le persone che hanno ricevuto un testamento non va bene lì perché tutti vogliono avere vogliono di più e non sono ancora soddisfatti tutti vogliono ereditare Cari, e noi siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Abbiamo preso le promesse di Dio per quest'ultimo tempo e le abbiamo credute con tutto il cuore. E quando penso che ci sono così tanti tutto fare sulla via che non credono alla parola di Dio. E quando si arriva al dunque, dicono ancora alle persone, ascoltate, potete andare a casa guariti, potete andare a casa liberi. Cosa dovremmo fare noi, come eredi a pieno titolo? Non c'è nulla da condividere qui. Nessun Ismaele può venire qui e dire: Isacco, non è così che funziona. Anch'io ho un diritto qui. E allora Isacco poteva dire chiaramente: Tu non hai alcun diritto qui, Ismaele. Perché non sei affatto nella promessa. E poiché non sei nella promessa, non sei nel testamento. E poiché non sei nel testamento, non sei un erede. Quindi la cosa era molto molto semplice, e Paolo lo esprime in modo molto specifico in Galati, capitolo 3 e nel capitolo 4. E c'è un versetto meraviglioso che dice: Ma voi, fratelli, come Isacco, siete figli della promessa. Lasciate che ve lo legga. È in Galati, capitolo 4, versetto 28. Ora, fratelli, voi siete figli della promessa come Isacco. Dobbiamo ora comprendere appieno ciò che è collegato alla figliolanza di Dio, cioè alla figliolanza che abbiamo ricevuto come figli e figlie di Dio. Ed è per questo che Paolo scrive che Egli ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei nostri cuori, così che possiamo gridare. Abba Padre. Qui c'è un collegamento dal Figlio di Dio a tutti i figli e le figlie di Dio. Dallo Spirito di Dio a tutti coloro che sono nati e riempiti con lo Spirito di Dio. Ora, fratelli, voi siete figli della promessa come Isacco. Del resto ci sono molte promesse scritte nella parola di Dio. Noi alla fine dei giorni abbiamo il privilegio di ascoltare le ultime promesse e di crederle prima che Dio possa rivelarsi. E ho cercato di spiegare questo nella predicazione a Zurigo e anche in quella che ho pronunciato su una cassetta poco prima di mezzanotte, prima di partire. Il nostro stato, da un punto di vista spirituale, è uno stato divino. Come l'ha descritto un uomo che ha detto: C'era un fienile molto vecchio. E tutte le persone si lamentavano e dicevano questo fienile deve essere demolito. Ma loro non sapevano che dalla strada dietro di esso, all'interno di questo vecchio edificio fatiscente, all'interno di questo edificio, si stava costruendo una nuova bellissima casa. Le persone erano tutte turbate e dicevano: Deve essere demolito. E all'interno gli operai erano impegnati a costruire, costruire, costruire. E alla fine. Non era più un fienile fatiscente, ma un gioiello di casa. E quando la casa fu terminata, demolirono il fienile fatiscente e tutta la gente guardava. Qui leggiamo, Mosè fu fedele nella casa di Dio. Cristo è fedele nella sua casa. E la sua casa siamo noi. Ma questa vecchia baracca dovrà essere abbattuta un giorno. E allora vedremo l'edificio che Dio ha già preparato per noi. Tuttavia a volte le persone guardano la vecchia baracca e dicono è ora che venga demolita. E non sanno cosa succede in quella vecchia baracca. Cari, noi portiamo un tesoro divino in vasi di terra. E Paolo ha detto che quando questo involucro terreno sarà demolito, avremo un edificio costruito da Dio. In mezzo a questo edificio fatiscente, Dio sta costruendo la sua casa e la sua casa siamo noi, il vostro e il mio cuore. E un giorno, quando il giorno e l'ora saranno giunti, sì, cari, nessuno vedrà più la vecchia baracca e nessuno sarà più turbato. Allora improvvisamente guarderanno. È possibile? Ricordo il fratello così e così, in tale e tale stato. E ora? Cosa è successo qui? Qualcosa di completamente nuovo all'interno del vecchio. Che grazia! Cari, afferriamo con fede ciò che Dio ha fatto di noi. In modo che attraverso di noi possa fare ciò che egli ha stabilito di fare e portarlo a compimento in questi ultimi giorni molti dei passanti riferisce l'uomo si erano messi a demolire questo vecchio fienile o almeno a riparare qualcosa al suo interno cari le autorità edilizie sapevano cosa stava accadendo all'interno. Il nostro Dio sa esattamente cosa sta accadendo. Anch'io so che una cosa del genere non può accadere nel nostro paese, ma ci sono altri paesi e altre usanze. Ma una cosa che so è che Dio fa le cose spirituali allo stesso modo in tutto il mondo: ossia attraverso la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Dio manda la sua parola per sanarci, per mostrarci le promesse. Lui apre la nostra comprensione al fatto che la nostra colpa e il nostro peccato sono stati espiati e perdonati e che abbiamo ricevuto una nuova vita eterna per grazia. Noi abbiamo ricevuto un regno incrollabile. Non importa quanto possa vacillare l'esterno. Aggrappiamoci adesso fino alla fine. E se sembra che tutto stia crollando non preoccupatevi. Ciò che Dio ha costruito non crollerà mai. E può esserci una struttura fatiscente. Ciò che Dio ha fatto è fatto per l'eternità. Non crollerà mai. Le persone che hanno veramente sperimentato Dio, che non sono state solo entusiaste, che non sono state solo trascinate dal vento, ma che sono state afferrate da Cristo, diranno come Paolo, non che io abbia già ottenuto il premio, ma proseguo la corsa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, proseguo la corsa verso la meta per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. E questo è ciò che vogliamo fare insieme: guardare avanti, confidare sempre di nuovo in Dio tenere duro fino alla fine. E io vi dico, chi tiene fede alla sua parola fino alla fine, egli lo tiene saldo. Qualsiasi cosa possa venire, può venire, perché siamo ancorati tramite la grazia del nostro Dio. E questa ancora come scrive l'Apostolo nella lettera agli ebrei, arriva dietro la cortina. Anche questa è un'affermazione meravigliosa. Se quest'ancora fosse stata davanti alla cortina, allora ogni persona sarebbe stata in grado di gestirla. Ma a nessuno era permesso di andare dietro la cortina solo al sacerdote una volta all'anno e poi non per parlare o altro ma con il sangue dell'espiazione per compiere l'espiazione davanti al seggio di grazia davanti al volto di Dio e l'ancora per la nostra anima è ancorata proprio dietro la cortina dove si trova il seggio di grazia dove Dio si rivela, dove si trovano i cherubini, vale a dire nel luogo santissimo. Non è una cosa meravigliosa? Dove sei ancorato, caro cuore? Ti stai aggrappando a te stesso o sei ancorato? C'è una grande differenza. Chi vuole aggrapparsi a se stesso, a un certo punto potrebbe esaurire le forze. Ma se sei ancorato, sei incatenato e nessuno può slegare ciò. E lo ripeto ancora una volta, questa ancora arriva dietro la cortina, nel luogo santissimo, alla presenza di Dio in cui possiamo entrare tramite il sangue versato dell'agnello. E stasera vi chiedo, perché la cortina nel tempio fu squarciata quando Gesù fu crocifisso? Solo per qualcosa? No, per mostrare la via è libera. Dio si è rivelato. Potete venire tutti adesso. E questo è qualcosa di meraviglioso. Possiamo venire tutti e confidare nel nostro Dio con tutto il cuore. Mosè fu fedele nella casa di Dio e portò a termine ogni cosa perché in essa c'era una rivelazione divina delle cose a venire che dovevano essere annunciate. Cristo nostro Signore come figlio e fedele nella casa di Dio, dove i figli e le figlie di Dio si riuniscono per rivelarsi in mezzo a loro come il risorto e il vivente. E vi dico, se non crediamo di vero cuore, facciamo del male a Dio. Non abbiamo altra scelta che credere di vero cuore a ciò che Dio ha detto. Non crediamo in me o in te o in chiunque altro, ma crediamo in colui che è affidabile e che non cambia mai. E la Bibbia dice, chiunque riponga la propria fiducia in lui, non sarà svergognato. Che Dio benedica questa parola. Sapete, ho portato un opuscolo qui di fronte, volevo leggerlo e il tempo è passato senza che lo leggessi. Ma il tempo non è stato sprecato, certamente no. Dio ha parlato ai nostri cuori. Ci sono almeno 3, 4, 5, 6, 7 punti chiave rimasti nel vostro e nel mio cuore da questa meditazione della parola di oggi? C'è stato qualcosa che ci ha parlato? Cari, per una volta dovete vederla bene. Anche il Signore Gesù predicò un lungo sermone. E in questo lungo sermone c'erano dei punti chiave, delle espressioni della massima importanza. A volte leggiamo o ascoltiamo i sermoni del fratello Branham, c'è un sermone di due ore, ma quali sono i punti centrali? Qual è la rivelazione in questo sermone? Cosa sta cercando di dirci Dio in questo sermone e quante volte l'ho sentito nelle ultime settimane e nei giorni scorsi? La stessa frase in continuazione. Ho letto i sermoni tante volte e poi arriva l'ammissione, facilmente comprensibile. Li ho letti come un giornale o un libro e ho letto molte cose. Cari, facciamo le cose in modo un po' diverso. Leggiamo i sermoni, leggiamo la parola di Dio con devozione, con calma, senza fretta. Fermiamoci ad ogni paragrafo e chiediamo a noi stessi e al Signore cosa vuoi dirmi attraverso questo? Che cosa è contenuto qui? Di che cosa si tratta? C'è una rivelazione qui? Vuoi parlarmi attraverso di questo? E poi continuiamo a leggere. E vedrete? Voglio dire, naturalmente proveremo lo stesso sentimento per i sermoni e per la Bibbia. E noi tutti dobbiamo ammettere onestamente che leggiamo da molti anni e che le cose sono sempre diventate nuove e grandiose per noi nel corso di 20, 30, 40 e più anni. Quindi siamo grati a Dio finché nella parola, nei sermoni, nelle meditazioni, qualcosa diventa ancora grande, nuovo, di cui possiamo gioire. È un segno che Dio ci sta parlando e che lo Spirito di Dio sta operando nei nostri cuori. E questo è ciò che vogliamo tutti, non solo per noi che siamo qui, ma anche per tutti coloro che non sono qui. Noi siamo figli e figlie di Dio. E abbiamo pieno diritto a tutto ciò che il Signore ci ha promesso e lasciato. Egli è fedele nella sua casa. Egli porta a termine tutto ciò che ha stabilito di fare. Cari, che si possa dire anche di noi che Dio ci troverà fedeli al ritorno del nostro signore Gesù Cristo che egli ci benedica tutti. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Preghiamo insieme. Padre celeste, veniamo davanti al tuo santo volto, o oh Dio. Signore, tu sai come sono venuto qui di fronte, mio Dio, e ti ringrazio per la parola di introduzione e per i pensieri che hai fatto conoscere in questo, Signore, e per la guida del tuo Santo Spirito. Oh, mio Dio, desideriamo che tu possa avere pieno diritto in noi e in questo luogo e in tutti i luoghi in cui il tuo popolo è riunito. Signore, sappiamo che tu sei fedele, tu mantieni la tua parola, le tue promesse sono sì e amen. Signore, Inizia ad operare. Conferma la tua parola. Rendici membri viventi del tuo corpo. Persone in cui tu possa confermare la tua parola. Persone attraverso le quali tu possa confermare la tua parola. Amato Signore, abbi pietà di noi. Aiutami a portare tutte le richieste con supplica davanti al tuo volto. Solo tu puoi trasformare tutto, solo tu puoi aiutare, solo tu puoi salvare, liberare, preservare, solo tu puoi benedire. Ed è per questo che insieme veniamo a te. Signore, non la mia, non la nostra, ma la tua volontà sia fatta. Glorificati ad ogni costo. Questa è la preghiera di noi tutti. Nel nome di Gesù. Amen.